Alessandro Rapezzi, segretario nazionale del sindacato confederale che ha promosso la protesta. Rapezzi, perché manifestate? Cosa chiedete al governo? Allora, chiediamo interventi veri in legge di bilancio per noi, risorse vere. Il 5,78% per gli aumenti contrattuali noi lo riteniamo assolutamente insufficiente. Con una inflazione nel triennio colpisce quasi al 18%, riteniamo il 5,78 una vera e propria presa di giro. Inoltre siamo qui contro tutte le forme di precariato. Ricordo che per la scuola sono oltre 250.000 i precari che stanno lavorando nelle nostre scuole. È una cosa intollerabile. La legge di bilancio uscita attua dei tagli lineari del 5% in tutti i ministeri. Questo produrrà il blocco del turnover nei settori università, ricerca e alta formazione artistica e musicale, mentre per la scuola ci sarà un taglio di quasi 8.000 posti in organico. Invece che nuovi investimenti si fanno nuovi tagli. Questo, come dire, ci impone di tenere in piedi una protesta che continuerà anche dopo oggi, per arrivare allo sciopero generale di CGIL e UIL, per avere queste nuove risorse in legge di bilancio. Noi, fino a che non otterremo risultati, rimarremo in campo per provare a unire gli interessi dei lavoratori. Oggi intanto prendiamo le 40 piazze che stanno facendo le manifestazioni e che hanno portato molte scuole alla chiusura. Rapezzi, si dicono, diciamo, gli scettici che i giochi in realtà sulla legge di bilancio sono già fatti, che il vostro intervento può essere tardivo e non risolutivo. Cosa rispondete? Allora, tardivo non è, perché la legge di bilancio ancora non ha preso l'iter parlamentare, quindi siamo perfettamente in tempo. Certo c'è un tema, il sordo che non vuol sentire, insomma, nel senso che se la protesta viene ritenuta inutile e come dire, è sempre strumentale, che il governo si interroghi se tutti gli interessi che oggi stiamo sentendo in campo, se tutte le storie che stiamo sentendo nelle piazze sono una verità o sono un attacco strumentale al governo. Noi pensiamo che siano una verità e questo governo deve scegliere da che parte stare. L'ultima, il governo ha più volte detto, anche per bocca dello stesso ministro Valditara, che la scuola è al centro dell'interesse appunto dell'esecutivo Meloni e che gli aumenti comunque sono soddisfacenti. Cosa rispondete? Beh, gli aumenti sono soddisfacenti, con 35 euro d'aumento netti in busta paga, ci dica il ministro se con l'inflazione al 18% questo può essere considerato soddisfacente. Venga a dirlo qui, in piazza davanti ai lavoratori pubblici, e ricordo che davvero stiamo parlando di lavoratori qualificati che stanno portando avanti un settore strategico per il Paese, un settore che può garantire non solo lo sviluppo economico del Paese, ma anche uno sviluppo sostenibile di cui mi pare il territorio avrebbe dannatamente bisogno.